Ah, signori, questo è Pasquale Suppa, che oltre ad essere allenatore della Fragolese in eccellenza campana, giocava in Serie A col Piacenza, che si chiama di Roma, tanti amici romanisti. Mister, ricordi un paio di Piacenza-Roma che hai giocato in Serie A? Sì, me ne ricordo uno, purtroppo è stato forse uno di quei peggiori che ho potuto incontrare quell'anno. Infatti mi ricordo perdemmo 3-1 e mi sembra che il Mister addirittura a me mise studio a fine primo tempo che feci una partita inguardabile. Senti, ricordo però benissimo. Mi ricordo anche una, perché c'era mio fratello, che non è tifoso romanista, era presente e c'ho ancora le foto fatte dal vecchio Galleana. C'è scritto Piacenza Roma 1-0. Papais, no, mi pare. No, non può essere. Non giocavi? No, io non c'ero più già, nemmeno Giorgio c'era più. Forse mi ricordo però perché. Ma non era Casa Reale allora? No, Roma sempre sei. No, può darsi Coppa Italia, non lo so. Però mi ricordo Piacenza Roma in cui avete vinto contro. Che io mi ricordo Giorgio, mi sembra siamo andati via tutti e due da Piacenza, perciò non so, io l'anno che ho fatto in Serie A mi ricordo il 3-1 che ho perso, sinceramente quello non mi sono dimenticato perché feci male. Senti, Mario. Grazie. Ben, brevemente invece la tua Fragolese, che squadra pensi che possa essere per questo campionato? Noi abbiamo al di là delle tre vittorie potrebbero però noi all'inizio abbiamo fatto una programmazione per arrivare alla fine. Noi puntiamo a vincere, però vincere non è facile. Noi spero soltanto di giocarci il campionato fino alla fine. Adesso vedremo quello che succede. Se abbiamo fatto un buon inizio, perché abbiamo fatto tra Coppa Italia e campionato 5 vittorie, perciò io penso che il cammino è buono, però come hai detto bene tu, non è che le tre vittorie ci fanno pensare cose strane. Quindi devi lavorare, dobbiamo far star calmi ragazzi, perché dobbiamo lavorare, no? Hai detto bene, dobbiamo lavorare, e mai pensare a quelle che abbiamo fatto ieri, adesso dobbiamo pensare il domani. Grazie, grazie. Ciao, a te, ci vediamo.